dammi. Grosso inventore. Alcune delle sue invenzioni sono ancora in uso, come questa qua, che è la vite di Archimede. Vedete questo tubo com'è avanti? È aperto. Vedete avanti il tubo? Se io giro in questo senso, quel tubo che fa? Dovrebbe, che non riesce a farlo, prende quelle palline che stanno da là dentro. Vedete? Adesso però non riesce a pescarle perché sono diminuite, ok? Quindi girando in questo senso il tubo prende le palline e le palline da là arrivano qua. Vedete quest'altra apertura? Cadono da quest'altro lato. Ma come fanno queste palline di vetro a salire fino a qua? Mica c'hanno un motore, una forza che girano dentro e arrivano qua. Sì, c'entra il movimento della vite di Archimede, però per la forza di gravità. Secondo voi le palline dove si trovano dentro? La forza di gravità cos'è? Quella forza che ci tira verso il centro della Terra. Quindi secondo voi nel tubo la pallina dove la troviamo? Per la forza di gravità? Giù, perché la spinge sotto. La pallina rimarrà sempre sotto, ok? Infatti se io metto il dito qua, guardate, e lo faccio scivolare, io non ci metto forza, non sto facendo nessun movimento, guardate il dito come sale. Prova pure a mettere un dito lì, sotto qui, lascialo scivolare, vedi che il dito ti sale piano piano, vero? Non ci metti forza però. Quindi che vuol dire? Che non è che la pallina gira dentro, è il tubo che gira attorno alla pallina, ok? Perché le palline staranno sempre sotto, però man mano di un gradino alla volta arrivano fino a qua sopra, ok? Questo dove utilizzate ragazzi? Utilizzate ancora oggi nelle betoniere, le conoscete le betoniere, quelle che girano il cemento? All'interno c'è la vite di Archimede che se gira da un lato il cemento da giù viene portato sopra, girando all'altro lato invece si mescola solo il cemento. Un altro utilizzo qual è? È quello del sollevamento delle acque irrigue, cioè per sollevare l'acqua dai punti bassi di un campo in alto si utilizza ancora oggi la vite di Archimede.